Salone di Parigi 2018, siamo allo stand della Stella, lo stand Mercedes. Qui ci sono davvero tantissime novità. Andiamo per gradi e cominciamo dalla rinnovata classe B. Cambia tutta, cominciare dagli esterni. Come vedete, segue un po' quello che è il family feeling inaugurato dalla nuova classe A. Christian, guarda, vieni di qui sul frontale, quindi muso molto più spiovente, cofano basso, nervature sul cofano che danno quell'appeal sportivo che prima mancava totalmente e nuovi fari, adesso con tecnologia full LED, quindi dalla capacità di illuminazione maggiorata rispetto al passato. Nuova anche la mascherina, insomma sembra un po' una classe A in versione monovolume, ma forse era proprio questo lo scopo dei designer Mercedes. Lo vediamo, la linea è sì da monovolume perché ricordiamo che fa concorrenza alla serie 3 Active Tourer di BMW, ma comunque rimane molto slanciata. Il taglio delle porte è muscoloso, soprattutto grazie a questa nervatura, e la finestratura è abbastanza bassa. E poi la coda spiovente. E poi ovviamente nuovo tutto il posteriore. E i fari si sviluppano, sono molto più lunghi, quindi sono orizzontali con questa doppia striscia LED, anche questa diciamo che riprende il family feeling inaugurato da classe A. E poi parliamo un po' di quello che c'è all'interno della nuova classe B, perché come sulla classe A anche qui adesso debutta il sistema MBUX, lo vediamo, quindi doppio schermo di serie digitale per tutte le classi B, può cambiare la grandezza dello schermo a seconda degli allestimenti, ma comunque è digitale. Quindi anche sulla classe B potrete dire "Hey Mercedes, yes please", vi risponderà, e potete chiederle tutta una serie di aiuti, dal, non so, accendere le luci, cambiare la stazione radio, piuttosto che la temperatura del climatizzatore. Io farei anche un giro a questo punto, Christian, visto che parliamo di una monovolume, andrei a vedere dentro quanto si sta comodi, visto che poi questa è una vettura destinata alle famiglie. Io adesso proverò a sedermi, se mi danno la possibilità di farlo. Pazientate un secondo, ci siamo. Beh, da buona Mercedes ovviamente i materiali sono di alta qualità, mi piace anche questo alluminio sulla maniglia della portiera. E poi, insomma, che dire, di spazio per le ginocchia ce n'è, così anche come per la testa. In 5 si sta bene, anche se poi rimane un piccolo tunnel centrale. Ad ogni modo, bocchette d'aria posteriori, beh, l'ambiente è lussuoso. E del resto parliamo di una Mercedes. Andiamo a vedere il bagagliaio. In realtà non cambia tanto la cubatura rispetto al modello che sostituisce, si parla di 455 litri che possono arrivare a 705 facendo scorrere la panchetta posteriore di 14 cm. La capienza massima è di 1540 litri al tetto. Ad ogni modo, in Mercedes fanno sapere che caricare è più facile, la soglia di carico è più bassa e quindi stivare i bagagli diventa un gioco da ragazzi. Parliamo adesso di motori, ci sono delle novità qui sotto, ma andiamo per gradi, perché apre le danze lato benzina la B200 da 163 cavalli con il cambio a doppia frizione a 7 marce, poi si attacca con i diesel, il B180D da 116 cavalli, la B200D che poi è la vera novità, declinato in versione da 150 cavalli e poi il B220 da 190 cavalli, abbinato questa volta ad un cambio a 8 rapporti doppia frizione. Insomma, voi che cosa ne pensate della nuova classe B? Vi piace? Stacca davvero tanto con il passato, giusto? Beh, fatemelo sapere qui sotto nei commenti, mi raccomando, e noi come sempre proseguiamo il giro per gli stand di Parigi.